Buongiorno a tutti, eccomi qui. Oggi sono in ufficio perché, come ogni inizio mese, bisogna controllare tutti i contratti di locazione e eventualmente assoggettarli all'aumento Istat e ovviamente rinnovarli tramite la procedura dell'RLI, tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate. Allora andiamo a vedere quali sono gli aumenti. Allora, la Camera di Commercio di Treviso e Belluno dà come aumento al 100%, come Istat, il 5,6%. Bene, cosa vuol dire? Vuol dire che se hai un contratto normale che non è assoggettato a cedolare secca, puoi rinnovare il contratto aumentando il canone del 5,6%. Ma se l'immobile invece è diverso dall'abitazione? Lì dobbiamo applicare il 75% del canone pari al 4,2%. Stessa cosa, canone annuo più la percentuale di riferimento. Dopodiché il contratto dovrà essere rinnovato, si paga l'imposta di registro tramite sempre il software dell'Agenzia delle Entrate. Beh, che dire, come agenzia immobiliare noi abbiamo tutte le autorizzazioni e abbiamo tutta la procedura sotto controllo. Manteniamo i nostri contratti sempre regolarmente registrati. Se hai contratto in cedolare secca, sai che o i primi 3 anni o i primi 4, dipende ovviamente da quale tipo di contratto hai fatto, non hai necessità di rinnovarlo annualmente. Diversamente, invece, al quarto o al terzo dovrai prorogarlo sempre tramite la procedura. Se avete bisogno di consulenza, di un aiuto, io sono qui come agente immobiliare. Tutti i miei riferimenti li trovate su www.irenemerlo.it. Iscrivetevi al mio canale dove ci sarà il marchietto IM che esce in modo tale che non vi perdiate gli aumenti Istat, ma magari anche qualche altra novità. E come dico sempre, se vendi casa, vendi casa con me.